Draftino? Dai, oggi è sabato, facciamo qualcosa di chill. Facciamo un bel draftino su Marvel Snap. Questo è sempre il sito dove potete provare benissimo a tentare la sorte e tentare di fare un draft umano. E poi andiamo a giocarci delle partite sperando di vincere almeno 2-3 game. Vai, primo, Ravonna, Cap, Color Wing. Ravonna, frate, tutta la vita. Mobius, White Tiger, Titania. Mobius. E fino a qui non ci piove. Poi abbiamo Pixie. Pixie, don't have card, ragazzo. È una delle poche carte che mi manca, effettivamente, Pixie. Ciclope, Deadlock, Nocturne. Ma io mi butterei Nocturne, dai. Mi butterei Nocturne con me. Ecco qua, perfetto. Brute, Multiple Man, Modok. Guarda, stavo uscendo qualcosa di carino, frate. Con che cosa ci vogliamo buttare? Multiple Man io direi che è inutile. Modok anche. Io direi Brute, frate. Tre carte a tre, insomma. Legione! Il cap è Betarail. Betarail non ce l'ho e mi mette leader. Oddio, voglio fare qualcosa di spicy. Facciamo leader, va. Jessica Jones, Ultron, Odino. Mamma mia che sto vedendo. A sto punto Jessica Jones, Swordmaster, Electra, Selene. Ci serve una carta a costo 1 se vogliamo buttare. Oh! Trust, Electra, Groot, Medusa e Forza Fenice. Va bene, Medusa. Mamma mia, frate, il papo. Oddio, aspetta, aspetta, aspetta. Non ce l'ho il papolo. Sentinella, a posto. Potremmo prendere un art che scomba con Ravonna. Io direi di sì, che me lo voglio la sentinella. Lockjaw, Visione, Snowguard. Visione, come carta 5 ci sta, dai. E niente, di carte umane non se ne vede neanche l'ombra. Rescue carta 4, Buster, Eco. Buttiamoci Eco, dai. Trust. Shulk, Sandman e Death. Vabbè, Shulk. Questo è il mazzo, ragazzi. Andiamo a vedere. Che è sto rumore? Liberiamo un mazzo, buttiamo via quello di Namora, buttiamolo qui. Eccolo qui il nostro mazzo. Mamma quanto è brutto. Tra l'altro la variante di leader è veramente brutta. Ma brutto è dire poco, ti faccio un complimento. Vai, andiamo. Primo game, forza. Ok, Cold Enjoyer. E butta Eco lui. E c'ho anche la variante di Eco, The Nip. Bella però. Ah, la Guellas. Oh. E se facciamo Eco? Eco con Eco? Ci sta, no? Dai, prova. Pixie. Questo è Mobius. Questo come minimo è Mobius. Però non glielo buttiamo Mobius. Molto bene. Buttiamogli subito Mobius, ma che sto sicuro che lui fa cose strambe. Oddio, però Brood. Allora, io tenterei di usare la forza Jessica Jones, no? Una delle carte potenti che c'ho, capito come sono combinato io, Mobius. Vai. Tiriamo dritto via Pixie, ok. Possiamo tentare di fare un bel Brood lì. Ironheart, Shulk. Se passo la posso giocare la Shulk, però. Ma anche se gioco Brood la posso giocare a 5. Tanto Ravonna mi serve prettamente per Ironheart, no? Allora, se gioco Ravonna qui, io c'ho 2. Lui va a 4 e tu vai a 2. E non posso fare. Non lo posso fare. Quindi a questo punto direi Brood, lo buttiamo qui, poi giochiamo la Shulk e poi vediamo, poi valutiamo quello che possiamo fare. Oppure la mandiamo tutta in caciara, mandiamola tutta in caciara, Brood su Strange Academy. Ok, ci sta. Ah, è vero che non si sconta con la Shulk, è vero. E allora a sto punto Ravonna più Ironheart e poi chiudiamo col leader. Cioè questa è la cosa più sana che mi viene in mente di fare. Poi è vero che noi possiamo andare a clugarci in qualche campo, perché andremo a clugarci in qualche campo, però possiamo fare leader in qualche modo, tentando di vincere. Ah, raga, io penso che sia persa la partita. Perché ha fatto sta roba? Perché ha fatto sta roba? Perché ha fatto sta roba? Si ritira! Questa me la prendo per vinta, non me ne frega nulla. Andiamo alla prossima. Comunque, il mazzo è quello che... Però volete mettere quante... Lorenzo. Nome casualissimo di persona. Distretto X. Vabbè, oh. Distretto X mi ha mandato al bar il draft, però... Penso che mi potrà dare sicuramente delle carte migliori. Oddio, c'è Bike Bars. Però sicuramente carte migliori di quelle che ho io. Intanto la Shulk si sconta. Abbiamo un Medusa intanto da buttarla sul daily bugle. Che mi dai? Allora, lui è un discard. Quindi gli ha fatto parecchio male questa roba del Distretto X. Medusa. E poi tendo a ripetermi nelle cose. Ma Distretto X comunque in ogni video è onnipresente questa benedettissima location. Abbiamo Silver Surfer, ma non abbiamo carta 3. Base di Dos Diablos, va bene. Abbiamo Scar. E io flotterei. Io flotterei così che poi possiamo giocare la Shulk, abbiamo Scar, capito? C'è della tattica in tutto ciò, anche col Distretto X. Abbiamo la Shulk a 3, che è buona.
Abbiamo il Cole, non ci interessa, facciamo She-Hulk. Poi abbiamo Scar da poter giocare. E vediamo. E abbiamo le stesse carte. Scar quasi quasi lo butterei qui, sai. Quasi quasi me lo butterei qui. E poi come la chiudiamo noi? Abbiamo il Cole, abbiamo Heimdall. Loki, è pecca del mio mazzo, ma dai, divertiti. Allora, come la chiudiamo qui? Abbiamo il Co che fa punti. Abbiamo Heimdall per spostare tutte le nostre robe. Ma volendo, noi qui abbiamo 16 punti. Volendo, no? E se tentiamo la mossa del giaguaro, regà? Con Heimdall che ci sposta Medusa e Scar. E qui vinciamo sicuro. E poi con la Shulk che ci va in mezzo. Io non penso che qui al centro lui vada a giocare. E invece va a giocare. Invece va a giocare lui. E che butta. A posto. Perfetto. Però vinciamo per differenza. Impazzisco. Lorenzo, mi dispiace, ragazzo. Però Heimdall l'ha clacciata. Bisogna vincere l'ultimo game. 3 di fila è un qualcosa di magico, potrebbe essere, con un mazzo così inutile. Lemuria non ci interessa. Skip, skip. Abbiamo Nocturne, abbiamo Medusa. Ok, c'è la curva. Ok, lui posiziona carte. L'isola Muitre per Medusa è ottima, aggiungerei. Ah, The Hood. Oddio, forse questo è un po' più skillato, sai. No. È un Death Junk. Vabbè. Mo che fa? Io devo subito buttare Mobius. Ti prego, non Death. Killmonger, ok. Ok, Killmonger. Ora. Come la clacciamo? Io devo fare Nocturne. E mettere Eco qui, magari. Però qual è il problema? Allora, io posso anche passare. C'ho la Shulk a 2. Volendo. Poi turno 5 possiamo fare Shulk Nocturne. Poi leader per chiudere. Sai che sembra una bella idea. Bisogna vedere nella pratica. Nella pratica? Oddio mio. Shuri, turno 5. Lui che cosa può mettere lì? Il pazzo. Shulk Nocturne. Dio Nimrod. E io butterei leader, ma non credo basti. Lui ha 4 carte, gli bastano 2 carte per distruggere. Questa è. Vogliamo tentare di mettere Nocturne qui? Boh, io direi, cioè, nel senso, Nocturne l'unica cosa che mi può fare è beccargli ovunque, oppure Wakanda, capito? Ma chi sono io per non provare tanto 2 cubi, sono? Oddio. Demone. Abbiamo vinto. Abbiamo vinto. No, vabbè. Signori, abbiamo vinto 3 partite su 3 con un mazzo draftato. Dite che non va conteggiata quella perché c'è Distretto X. Ok, aspetta. Cioè, scusami, io non ranco con tutti gli altri mazzi potenti, io ranco con questo mazzo. Non so se... Prego, l'ultima per chiudere il cerchio. Non posso far valere il Distretto X con tutto che comunque era... Era come se fosse un mazzo draftato. Ok, chiudiamo così. Se perdo, amen. Electra, Brood Leader. Ok, skip. Vediamo se Electra può essermi utile. Teoricamente. Madonna, raga, se questo è un Loki, io non oso immaginare lui che prende le mie carte. Però c'è lui, aspetta. Intanto Electra lo potremmo fare. Sì, dai, non penso che lui c'ha carte, capito? Cable. Prendi le mie carte, prendile. Spero che non sia la Shulk, però. Ok. Ci liberiamo di quella. Possiamo tentare di fare sia Brood al centro, che direi che sia un'ottima play. Sì. Ok, abbiamo Mobius. E poi valutiamoci. Abbiamo anche la Jessica Jones per buttarcela tipo a destra. Jeff. Eco. Eco la nostra carta. Ok, perfetto. Una delle carte più utili presa. Molto bene.
Allora, lui c'ha Loki. Vediamo se... Allora, lui c'ha 6 carte, tra l'altro. Quindi può benissimo pensare di farlo. Di... capito? Allora, la play è o la bellissima Jessica Jones, che mi piace un botto questa variant comunque. Oppure tentiamo, in qualche modo giochiamo di predict. Ok, gli buttiamo Mobius qui. Onde evitare che lui faccia Loki. Ok. Però intanto Mobius l'abbiamo messo. Ora abbiamo la Jessica, che oserei fare, per poi andare a fare leader e chiudere il game, magari. Vediamo. Potevamo anche decidere di fare robe strane con Ravonna e Ironheart, ma non... capito. Oddio, sai che forse... ma sai che forse... E forse è un'altra, una bella play. Una big play. È una big play. E scusami, ma se io ti faccio leader? Ma se io ti faccio leader? Victory. 889, dai, ma è senza senso questa cosa. Vedete quando io vedevo che il mazzo non importa su Marvel Snap, che non ha senso tutto ciò. Immaginatevi che capitava contro a voi un mazzo del genere e vi vinceva. Ma voi come avreste reagito? Io avrei rotto tutto, come minimo. L'importante è divertirsi. Fatemi sapere se avete provato questa modalità, raga. Dai, ci vediamo dopo.